che sono questi farmaci con queste lunghe pinne, quelli li abbiamo importati. Quelli sopra, bellissimi, questa foto rende giusto, argento con le pinne rosse, sono stato forse l'unico insuccesso di tutto il viaggio, almeno per quanto riguarda lì, che non c'era verso di, una volta pescato, non c'era verso di farli vivere. Questi sono del Pedro e sono i postons conversoni, una specie più grande che trovavamo. Una sogliola, una Cyrus probabilmente, un knifefish. E quello lì che è un oplosternum o qualcosa del genere, un callittide. Questa foto l'ho messa per raccontare un fatto. Vedete? In mano ci sono un sacco di alghe filamentose, no? Che lo coprono. L'unico posto dove abbiamo trovato, dove ho visto alghe, normalmente non ce n'erano, e qui invece era pieno di alghe verdi, perché è un posto dove c'erano le mucche al pascolo che avevano in acqua, insomma, evidentemente c'era un eccesso di materiale organico. Genizia, questa è la prima volta in vita mia che vedevo le genizia, e all'epoca, che sono pesce che allevo ancora, non sapevo che sarebbero diventate cose importanti per me. Monocephalus, Pinilobus vari, quello è un piccolo pesce gatto invece, noi non siamo riusciti a capire. Pesce gatto di quelli con muso ad anatra, tipo Solubim o Pseudoplatistoma, non siamo riusciti però a capire la specie precisa, che Felipe non lo sapeva, e abbiamo trovato, dopo l'esondazione del Rio Uruguay, abbiamo trovato nella pozza di un pneumatico, praticamente, lasciato dal pneumatico, 2 cm d'acqua c'era questo pesciolino che girava. E poi ha continuato a girare dentro il sacchetto senza mai fermarsi. Tutto il tempo. Questo è rimasto a Felipe per capire che cosa fosse. Questi sono i pesci che ho invece importato, quindi complessivamente fra me e Lorenzo 350 esemplari appartenenti a pesci diverse, a Pistogramma, Borrelli, Combre, Strenicilla scotti, Strenicilla dittata, queste Strenicilla species, Arrodio pluscicos, Ancistrus, Leporinus, Otocintus, Isonotus, Genizia, Rinoloricaria, Ipostomus, non so come è venuta questa cosa, sono un po' a caso, Coridoras, Coridoras amenus, Paleatus, Pseudocorinocoma, Gymnogeophagus, Terra purpura, Tirapare e i Fallocerus cavio maculatus, che se ricordo bene non sono mai arrivati a Firenze, perché li abbiamo lasciati a Milano da uno che mi ha messo una bella cifra per il viaggio, e poi si era levato l'ultimo momento e gli abbiamo dato i Fallocerus, meno interessanti secondo me. Allora, queste sono le uniche foto non mie di tutta questa presentazione, perché non le avevo bene, insomma. Questa è una foto di Felipe, questa invece è presa online, Apistogramma Borrelle, Borrelli, Apistogramma Combre. I Combre, quello che vedremo, si sono riprodotti. Strenicilla scotti, questa importata per sbaglio, perché Felipe si era sbagliato tra i giovanili. Un pesce bellissimo, purtroppo da solo, che ho allevato per tanti anni. Strenicilla dittata. Queste qui, Strenicilla dell'Arroio Lucido, poi le vedremo meglio, quelle che è importato per esemplari giovani, ma queste poi abbiamo messo la foto, quindi la taglia adulta. Gymnogeophagus tirapare, ex San Borgia, prima si chiamava così. Gymnogeophagus terra purpura, sono pesci bellissimi, sono io appena visti, ho deciso sarebbero stati fra quelli che mi sarei portati via. Non c'è quasi dimorfismo, sia il maschio che la femmina sono coloratissimi, ed è un pesce abbastanza tranquillo e non diventa troppo grande, insomma.
Ancestrus, ora qui non si vede, ma c'erano delle specie con la pinna gialla. Ipostomus spilogaster, questo io immagino che un origaride di Ipostomus di queste dimensioni sarà 5 cm, avrà almeno un anno o due, ce l'ho ancora a casa questo, quindi sono esemplari di 15 anni. Isonotus, Torino loricaria, anche se non loricaria si sono riprodotte, ma le aveva prese Lorenzo. No, le avevo prese tutte e due, le mie non si sono riprodotte, ma le sue sì. Corydoras paleatus, anche queste riprodotte. Ora, paleatus è il pesce più comune del mondo. I riflessi del smeraldo che avevano questi selvatici, non li abbiamo, quelli li allevati. La foto non rende, la vedo lì, qui già sullo schermo del computer non si vede un po' di più il colore. Pseudo Corino pomadorie, le Corinus striatus, questi non si sono riprodotti, non so se mai sia stato riprodotto le Corinus, però le ho allevati per tantissimi anni, ma molto belle. Questi Falloceros li abbiamo lasciato a Milano e la Genizia unica, e abbiamo finito. Ora se non siete troppo stanchi continuo, questo è invece un po' quello che è successo dopo, successivamente, cioè l'allevamento in alcuni casi come questo per 13 anni delle specie che ho portato. Questo è un acquario, un negozio, poi le genizia, ma lo vedremo meglio dopo. Geophagus terra purpura, all'epoca di questa foto si chiamavano ancora ex meridionalis, non era stato ancora dato il nome di terra purpura, che mi sembra sia del 2016. Questi sono stati gli unici, perché sono pesci che non diventano troppo grandi da adulti, sono stati gli unici che ho importato in Italia già grandi, già adulti. E quindi diciamo dopo due mesi forse, tre mesi mi sono riprodotto. Quel sasso lì non si vede, non si vedeva neanche dal vivo, è completamente ricoperto di uova e loro qua ci sputavano la sabbia sopra. Questa colorazione purtroppo la vedete poco, nera sulla pinna, viene solo durante la riproduzione, normalmente non ce l'ha. Questa è una vasca che, allora questi pesci inizialmente stavano in un aneo dedicato alla batteria nel negozio, poi a un certo punto insomma per ragioni pratiche, perché c'erano altri pesci da vedere bene, l'ho dovuta portare, ho dovuto liberarla, perché il mio collega iniziava a fare storie, e ho fatto a casa questo acquario quindi, dove ho messo un po' di tutto, quindi diciamo sono gran parte pesci dell'arroio Biocito, ma anche altri. Quindi le Corinus, il Gimono Geophagus, due specie, Crenicicla, poi c'erano i Postomus anche, e Corydoras paleatus. Ecco, questo per dire, non è sempre il discorso dell'acquario biotopo, più biotopo di così, cioè la gran pesce chiaramente venivano dallo stesso, in alcuni casi dallo stesso metro quadro d'acqua, e non è detto che poi l'acquario vanno d'accordo, non va visto, il Corinus distruggeva il Corydoras, sarebbe dovuto rilevare la morte delle pinne. Qui dentro si sono riprodotti sia i Gymnogeophagus terra futura che deponevano in quell'angolo lì, che le Crenicilla che deponevano. Vasca immensa, 450 litri. Questo invece è un altro acquario che ho fatto per tirare su i Gymnogeophagus, 160 avanotti, 160 adulti, forse uno morì, una delle riproduzioni di maggior successo che mi sia mai capitato di fare. Vasca per 200 litri per crescere, presto. È diventata piccola. Questo
certo punto dovuto spostarmi a 700 metri di negozio e sono già giovani adulti, diciamo, e in questa vasca la smontavano con tutta, vedete la sabbia tutta spostata, ci sono anche le frenicicla, queste sono le frenicicla del rubiocito riprodotte, e questa è già la prima generazione, vedete sono grosse, crescevano molto molto più velocemente rispetto ai ciclogeofagus che avevano quasi un anno di più. Inciso per capire un po' come funzionano queste cose, è stato veramente difficile vendere 160 ciclogeofagus, sono pensa che dall'altra parte del mondo prendere pesci mai visti, invece non funziona così, per questo anche sono diventati adulti. Questa è la crenicilla, foto bruttissima, scusate, è anche una questione, non sempre ho scelto le foto migliori, perché vedendo il piccolo schermo non me ne accorgevo. Questa è la crenicilla Scotti, questo invece è il maschio della crenicilla Rubiocito, e questa è la femmina, cioè questa pancia rossa bellissima. Su YouTube ci sono dei video della riproduzione, della deposizione di questo. Questa invece è una vasca che avevo più ancora nel negozio, quest'anno fa 20 anni, è stata allestita esattamente 20 anni fa nel settembre del 2003, 500 litri di piante, 20 anni è matura, no? E qui dentro ci misi, c'erano gli scalari, due vai, e ci misi le genizia e gli avistocani. Le genizia ci sono ancora e si riproducono qua dentro da 2010, ogni anno. Questi qui, ora qui avevano appena mangiato, questa pancia di solito sono un po' più allungati, il maschio sotto e la femmina sopra, si vede benissimo il gonopodio, sono ovipari ma non sono pesci, sono leonissime tra gli anableptidi, e effettivamente è diverso, nel senso nascono una sola volta l'anno, e ne nascono pochissimi ma molto molto grandi, ora vedremo. L'Uruguay, abbiamo detto, è un paese subtropicale, quindi questa vasca non è riscaldata, fa un'escursione diciamo dei 30 gradi, arriva in estate e 18-20 d'inverno, si riproducono ogni primavera. Lorenzo, un mio amico che anche lui aveva e poi ha persi, aveva una fish room, quindi una temperatura costante tutto l'anno, in quel modo lì si riproducevano a caso, ma numericamente non migliorava la situazione. Comunque nascevano pochi e purtroppo ora poi li ha persi. Quindi io nei primi anni sono riprodotti in media numericamente. Fra il 2011 e il 2012 le ho ceduti agli appassionati, venduti 50-60 esemplari complessivamente, e sono però riuscito a tirarle avanti. Quindi in questo momento, da quello che so, sono gli unici esemplari in Italia di questa specie. E tante volte ho rischiato di perderli, perché ero tante volte, per varie ragioni, sono ripartito da 5 esemplari. Quindi sicuramente questo fatto di essere poco prolifici e di perdere la vostra abilità, insomma, già di base lo sono, poi ci metti anche quella. Questo è appena nato, vedete, un pesciolino già completamente formato. E questo invece è foto bruttissima, ma purtroppo in quegli anni ne facevo poche di foto. E stavano mangiando, quella vasca abbiamo visto prima, genizia, ma sotto sul fondo epistogramma combre. Epistogramma combre, persi in quella cellula di piante, si sono riprodotti, mi sono, qui c'è uno nato, piccolino, mi sono accorto di nuovi nati quando erano già pesciolini di un centimetro e mezzo, hanno trovato un nutrimento naturale per crescere. Un esemplare è vissuto di più, 5-6 anni, per un epistogramma è tantissimo,
adesso però non voglio più. E questo invece è l'acquario a casa mia, foto più recente, o di Postomus a Spilocaste. Questi di Postomus non si sono mai riprodotti, però hanno quel pesciolino che vedevamo prima nella mano, no? Non so se vi ricordate, hanno 15 anni oramai. Sono una specie ben bella, secondo me non cresce troppo, adesso dopo 15 anni siamo sui 20 centimetri. Forse per le l'acqua. Forse sì. Spero per loro. E forse 20 centimetri, forse un po' di più in realtà, ma comunque rispetto ad altri loricardi di questo tipo, anche agli altri dell'Uruguay, i commersoni vengono molto più grandi. Il bello è che stanno sempre con la dorsale aperta a questa maniera, e poi si divide in questo modo geometrico, così sembra un frattale, è bellissimo. E abbiamo finito. Se ci sono domande, così. Se volete qualche domanda, rispondete.